Vediamo oggi come si sostituiscono i cilindretti dei freni ad olio delle ruote posteriori dell'Ape. Allora, mentre la ruota davanti frena attraverso questo freno qua, che ha un filo, quindi è un freno a filo, i freni dietro, le ruote dietro frenano attraverso questo pedale, dove qui c'è il serbatoio dell'olio. Quando si preme il pedale, qui c'è un pistoncino che comprime l'olio che viene spinto in questo tubo. Questo tubo arriva qua, qui si divide in due, da una parte va la ruota sinistra e dall'altra va la ruota destra, quindi passa attraverso qui. Esce fuori da qua, fa tutto questo giro e arriva qui è dove si trova il cilindretto. Qui vediamo l'ingresso dell'olio al cilindretto, le due viti con cui viene fissato alla parte ferma della ruota. Vediamo quindi come accedere a questo cilindretto per cambiarlo. Lui è quello che trasferisce la forza con cui noi premiamo il pedale al freno a tamburo. Quindi, per accedere al cilindretto, occorre prima di tutto togliere questo dado qua. Iniziamo allora a togliere questo dado qua, che è da 22. Dato che poi dobbiamo togliere la ruota, è meglio sollevare l'asse così che la ruota poi viene via facilmente. Allora io per sollevarla utilizzo questa toppa qua che vado a mettere sotto all'asse dell'ape, se no si può anche usare il solito crick, è uguale. Quindi togliamo il dado. Qui, poi mettiamo il dado, poi c'è ancora questo da togliere, piccola rondella, poi c'è ancora un altro pezzo che verrà via, quindi prendiamo il pneumatico e viene via. Qui vediamo il mille righe. Se non viene via è solo perché sul mille righe si è creato un po' di sporco. L'ultimo pezzo che mancava era questo, che adesso mettiamo da parte. Quindi il tamburo è collegato alla ruota attraverso questi tre elementi qua. E si arriva all'interno della ruota e vediamo quindi le ganasce che vengono azionate dal cilindretto per frenare. Quindi quando la ganascia viene attuata dal cilindretto, il cilindretto si apre perché l'olio viene compresso e quindi allarga i due pistoncini del cilindretto. I due pistoncini fanno sì che la ganascia che è qua si sposti in questo modo e vada a raschiare contro il tamburo frenando la ruota. Allora, qui vediamo che io il cilindretto l'ho già sostituito, ma adesso con le foto che avevo fatto quando l'ho sostituito qualche mese fa vi spiego come si fa a sostituirlo. Allora, prima di tutto occorre togliere queste due, le ganasce. Come si fa? Si inizia togliendo questa molla che tiene le ganasce appoggiate al resto della ruota. Il modo migliore per farlo è usare una pinza.
si prende la molla da così, si tira, si sposta, così la molla rimane attaccata dall'altro lato ma lascia libera questa parte. Lo stesso con la molla che c'è di qua, si prende e si tira. Questo è il filo del freno a mano. Io lo tolgo per ultimo perché queste molle sono molto forti. Quando si cerca di spostare questa parte potrebbe scattare qualcosa e allora di solito io faccio così, mi metto i guanti e lascio questo lì dov'è, così quando poi tolgo questa parte questo ancora trattiene il tutto lì e non mi salta in faccia. Quindi dopo che abbiamo tolto queste due molle qua, il mio modo per toglierlo, queste ganasce sono ancora appoggiate qui, dei sostegni, e qui c'è il cilindretto che le allarga. Allora il mio modo è mettere il cacciavite usando il cacciavite, cercare di allontanare da un lato per poter togliere da qui e fare in modo che questa parte venga fuori dal cilindretto. Quindi tipo fare così e mettere in leva tutto dove riuscite in modo da togliere un lato. Una volta che da un lato si è tolta, si solleva e viene via. A quel punto avete le ganasce in mano collegate con il freno a mano, potete toglierlo facilmente perché è solo infilato da sopra. Questo a questo punto potete togliere il filo del freno a mano, qui c'è solo un occhiello infilato, qui è facilissimo da togliere, lo vedete, capite subito come si fa. A quel punto avete tolto le pinze dei freni. Per togliere il cilindretto è molto semplice, occorre spostarsi dietro la ruota, qui, e svitare per primo questa. Fate attenzione, questa qua è di un metallo morbido, non rovinate, se no dovete cambiare per tutto il pezzo del tubo. Qui è dove arriva l'olio, quindi appena la svitate cadrà dell'olio, preparatevi una vaschetta per prenderlo. E poi svitare questa vite qua e questa vite qua, che tengono il cilindretto attaccato, e metterne uno nuovo. Dopodiché rimontate il tutto. Qui è quello che ho sostituito. Allora vediamo che qui dietro questo tappino c'è l'ingresso del tubo dell'olio che arriva dal pedale. Qui è tutto sporco perché appunto era talmente sporco che non funzionava più e l'ho cambiato. Questo qui c'è dove si svita per far uscire l'olio e fare lo spurgo dell'aria. E qua ci sono i due filetti dove si va ad avvitare la vite per fissare il cilindretto alla parte fissa della ruota. Ora il cilindretto vediamo che è proprio un cilindro, qui sono due pistoncini, qui dentro c'è una molla, quando l'olio arriva da qui spinge i due pistoncini all'esterno e così viene attuata la frenata. Nel mio caso si vede che è talmente sporco e pieno di ruggine che anche questi dovrebbero riuscirsi a schiacciare tranquillamente perché c'è solo una molla qui in mezzo e non si riesce. Ma adesso li volevo smontare per farveli vedere. Allora, questa gommina viene via facilmente e qui si vede la parte esterna del cilindretto. Peccato che non mi è venuto in mente di farvi vedere quello buono. Vediamo un po' qui, anche qui. Ok, qui vedete tutto sporco e ha fatto bene a cambiarli perché dopo un po' la sporcizia entra e non funziona più bene. Una volta che avete finito, e poi rimettere la ruota. Io avevo anche un po' ingrassato qui il mille righe prima di rimetterla. Eventualmente pulite, qui si è entrato un po' di sporco, e poi richiudete. Quindi adesso si rimette la ruota. Alcuni fanno un segno per rimetterla nel sul mille righe esattamente come era. Eccoci qua. Poi mettiamo questo in questo senso. È tutto ingrassato perché l'avevo ingrassato, non era ben entrato. Ok, mettiamo questo,
mettiamo la rondellina, poi avvitiamo il dado. Poi la facciamo scendere dalla toppa e stringiamo bene. Adesso do solo un colpo così, la tolgo dalla toppa. E quindi stringiamo bene. Fatto. A questo punto abbiamo finito con la sostituzione dei cilindretti, ma nel farlo abbiamo svuotato l'olio dell'impianto frenante. Quindi occorrerà aggiungere nuovo olio e nel fare questo assicurarsi che nell'introdurre olio nell'impianto non resti dell'aria. Per togliere l'aria che eventualmente entra nell'inserire il nuovo olio, si deve fare una procedura apposta che si chiama spurgo dell'aria. Questa procedura la vedremo in un altro video.